Presidente Pellicone, un'osservazione sull'incremento di questo fenomeno del bullismo. E non c'è dubbio che è un fenomeno veramente negativo, soprattutto ora che sta sempre più incrementando il bullismo con le ragazze. Quindi veramente è qualcosa preoccupante che andrebbe affrontata con determinazione da parte un po' di tutte le componenti della nostra società. Cosa pensa dello sport correlato al bullismo, quindi lo sport come metodo antibullismo? Sì, non c'è dubbio che lo sport può aiutare, in particolare gli sport da combattimento, perché judo, karate, lotta non sono solo gli sport dove vi sono delle prestazioni atletiche, vi sono anche molti aspetti educativi, educativi alla lealtà, al rispetto dell'avversario, e questo li può aiutare perché certamente chi fa del bullismo fa delle azioni sleali. Quindi educare i ragazzi alla lealtà dello sport può servire certamente a dare un'educazione un po' diversa. Ecco, se si vedono 4-5 ragazzi, 4-5 bulletti che vanno a fare delle prepotenze ad un ragazzo indifeso, tutto questo è contro qualsiasi logica, qualsiasi cosa che insegna lo sport. Ecco, lo sport insegna ad essere leale e ad avere rispetto dell'avversario, e non è accettabile che un gruppo di ragazzi faccia delle prepotenze a un ragazzino. Questo è contro qualsiasi natura e qualsiasi cosa che insegna lo sport. La Figilcano, federazione di cui lei è presidente, è un ente patrocinante del nostro osservatorio, dell'Osservatorio Nazionale sul Bullismo. Cosa ne pensa dell'iniziativa? Ma questo osservatorio certamente è un'iniziativa validissima, anche perché, come dicevo prima, un po' tutte le componenti sociali si devono occupare di questo sport, famiglie, istituzioni, diciamo. L'aver creato questo osservatorio significa dare una possibilità a queste istituzioni di poter intervenire in maniera più concreta e anche in maniera più specifica. È un fenomeno certamente difficile, che non è che si può risolvere senza avere un'adeguata preparazione. L'osservatorio può aiutare ad avere una visione più corretta di questo fenomeno, quindi individuare quali possono essere le soluzioni per aiutare a risolvere questo problema.